Cosa succederebbe se lo Stato coprisse i costi della vita? Andresti comunque al lavoro? Torneresti a scuola? Cosa faresti? Questo concetto ha tanti nomi come reddito minimo universale e reddito minimo garantito, ma ultimamente è rientrato nella politica italiana sotto il nome di reddito di cittadinanza. Per facilità chiameremo questo concetto reddito minimo. Il reddito minimo potrebbe essere la politica sociale più ambiziosa dei nostri tempi. Negli ultimi anni il reddito minimo ha iniziato a far strada e nel 2018 il Movimento 5 Stelle l'ha reintrodotto in Italia. Il reddito minimo non è assolutamente un concetto né nuovo né innovativo. Infatti nella storia è stato supportato da Martin Luther King, a capo del Civil Rights Movement, da Milton Friedman, vincitore del premio Nobel in economia nel 1976. First of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? Anche Charles Murray, inventore della curva gaussiana, era favorevole a questo sistema. Negli anni 70 in America l'idea del reddito minimo era estremamente comune, tanto che il presidente Nixon cercò senza successo di passare una legge che lo garantisse e Jimmy Carter, un suo successore, provò di nuovo 7 anni dopo. Ma più di recente sono stati fatti vari esperimenti e i primi tentativi sono già in corso. Un numero crescente di nazioni sta anche considerando il reddito minimo come un'alternativa a vari programmi di assistenza sociale. Come funzionerebbe? E quali sono i principali fattori a favore e contro? Al momento non c'è un'idea precisa su cosa sia o cosa dovrebbe essere. Alcuni credono che si dovrebbe utilizzare per eliminare tanti, se non tutti, i programmi sociali e per ridurre la burocrazia. Altri lo vorrebbero come un extra, in aggiunta ai programmi esistenti, e alcuni vorrebbero che rendesse opzionale il lavoro stesso. In questo video parleremo principalmente del reddito minimo di base, una quantità di soldi sufficiente perché i cittadini siano al di sopra della soglia minima di povertà. Oggi in Italia questo significherebbe ricevere 780 euro al mese o 9.360 euro all'anno. Questa cifra non sarebbe tassata e ci si potrebbe fare quello che si vuole. In questo scenario il reddito minimo sarebbe un modo di trasferire la ricchezza della società mantenendo intatto il concetto di libero scambio. Redistribuirebbe le ricchezze del paese senza cambiare completamente le dinamiche di potere. Ma se regalassimo soldi in giro, la gente li spenderebbe in alcol e smetterebbero di lavorare, giusto? Uno studio della Banca Mondiale nel 2013 analizzò se le persone che ricevono sussidi spendono questi soldi in tabacco e alcol. Il risultato è evidente, non lo fanno affatto. Infatti succede esattamente il contrario. L'immagine che abbiamo di una persona che è povera, ubriaca e pigra è uno stereotipo più che una realtà. E la pigrizia non diventerebbe un problema sociale enorme? Test svolti in Canada dimostrarono che solo l'1% dei partecipanti smisero di lavorare, e principalmente per occuparsi dei figli. In generale le persone ridussero il loro numero di ore di solo il 10%. Queste persone utilizzarono il tempo extra per raggiungere altri obiettivi, come ritornare a studiare o trovare un lavoro migliore. Ma se la pigrizia e le droghe non sono un problema, perché il nostro sistema di assistenza sociale non riesce a gestire la povertà? I programmi di assistenza sociale spesso richiedono ai beneficiari vari obblighi, come seguire dei corsi oppure cercare lavoro e accettare qualsiasi offerta, senza guardare né lo stipendio né la predisposizione personale. Oltre alla mancanza di libertà personale, queste regole sono una grossa perdita di tempo e servono solo a migliorare un po' le statistiche. In realtà il tuo tempo sarebbe utilizzato molto meglio a cercare il tuo lavoro ideale, a ritornare a studiare oppure a iniziare una tua propria attività imprenditoriale. Altri effetti collaterali dei programmi sociali sono che ti bloccano nella povertà e promuovono un atteggiamento passivo. Immagina di guadagnare 780 euro al mese. In quasi tutti i programmi, se guadagni un euro in più ti tolgono tutte le sovvenzioni. Se trovi un lavoro che ti rende 900 euro al mese, non solo perdi tutti i sussidi sociali, ma se conti le tasse e i costi di trasporto, potresti finire a guadagnare ancora meno soldi di prima. Quindi, se provi attivamente a migliorare la tua situazione, ma il tuo guadagno non aumenta, ma addirittura diminuisce, i programmi sociali creano un soffitto che ti intrappola nella povertà e incoraggia un atteggiamento passivo.
un reddito minimo non può essere tolto e quindi trovare un lavoro migliorerebbe la tua situazione finanziaria in ogni caso. Il lavoro è sempre ricompensato. Invece di creare un soffitto che ti intrappola, crea un pavimento sul quale le persone si possono rimettere in piedi e riniziare a vivere la loro vita. Tuttavia, anche se il reddito minimo fosse il modello sociale migliore, è concepibile a livello economico. Cosa succederebbe all'inflazione? I prezzi non crescerebbero rendendo tutto uguale a come era prima? Visto che i soldi non appaiono magicamente, non vengono stampati, devono essere trasferiti da qualcos'altro. È un trasferimento di soldi, non una creazione di nuovi soldi, e quindi zero inflazione. Bene, ma come facciamo a pagare tutti questi soldi? Non c'è un'unica risposta, perché il mondo non è tutto uguale. Dipende da quanti soldi ha il governo e quali sono i suoi valori sociali. Sarebbe giustificabile alzare le tasse o tagliare i fondi per l'esercito? Quanti programmi sociali sono già istituiti? Funzionano o sono inefficienti? Ogni paese ha un percorso diverso che può seguire per arrivare a un reddito minimo. Il modo più facile di sostenere un reddito minimo sarebbe di chiudere tutti i programmi sociali e usare i loro fondi per finanziarlo. Questo non solo taglierebbe tantissime agenzie governative e le loro spese, ma anche ridurrebbe tantissimo la burocrazia. Però tagliare questi programmi sociali potrebbe peggiorare la situazione di tantissime persone. Se l'obiettivo è di creare una base per tutti, ci sarà comunque bisogno di mantenere alcuni programmi, perché, come i paesi, noi non siamo tutti uguali. C'è un altro modo: aumentare le tasse per i più ricchi. In Italia, come nella maggior parte del mondo, i benefici della crescita economica sono andati principalmente ai più ricchi. Il divario tra ricchi e poveri si sta espandendo e molti credono che è ora di ridistribuire i soldi per mantenere la pace sociale. Si potrebbe restituire tasse sulle transazioni finanziarie, sul capitale, sul valore dei terreni, anche sulle emissioni di carbonio, oppure persino sui robot. Ma il reddito minimo non è necessariamente costoso. Secondo uno studio recente, un reddito minimo di $1,000 al mese negli Stati Uniti potrebbe aumentare il PIL del 12% in 8 anni, per il semplice fatto che lascerebbe le persone povere spendere più sui prodotti, aumentando la domanda. Ma chi è che farà i lavori manuali? Chi è che aggiusterà le strade d'estate, riparerà le fogne e consegnerà i pianoforti? Se non dovessi farlo per sopravvivere, faresti questi lavori duri, insoddisfacenti e noiosi? Un reddito minimo potrebbe dare a queste persone un potere di richiedere stipendi più alti o almeno condizioni di lavoro migliori. Uno studio ha addirittura calcolato che per ogni dollaro che va ai lavoratori di basso livello viene aggiunto $1,21 all'economia nazionale, mentre ogni dollaro che va ai ricchi aggiunge solo 39 centesimi all'economia. Ma anche se istituissimo un reddito minimo, ci sarebbero comunque persone molto ricche e povere, ma almeno potremmo eliminare la paura, la sofferenza e il terrore esistenziale per la maggior parte delle persone. Migliorare le condizioni dei più poveri potrebbe essere una tattica economica molto intelligente. Per alcuni questo non basta, i più estremi vogliono avere un reddito abbastanza grande da garantire una vita agiata. Lasciando stare l'ostacolo finanziario di questo progetto, un vero reddito minimo sostanziale sarebbe una sfida sull'idea di come è strutturata la nostra società. Guadagnando soldi guadagni la possibilità di essere parte della società. Quanto guadagni determina il tuo status e le tue opzioni, ma questo obbliga anche tantissime persone a dedicare una grossa parte della loro vita a fare cose che non gli interessano e non gli piacciono. Nel 2016 solo il 33% degli impiegati statunitensi era coinvolto nel lavoro. Quindi quel 67%, se data l'opzione, non lavorerebbe affatto? Sarebbe sbagliato dire che il lavoro si fa solo per avere soldi in cambio. Il lavoro ci dà qualcosa di fare, ci sfida a migliorare, ci obbliga a far parte di una comunità, ci dà anche l'opportunità di migliorare il mondo e di lavorare insieme in una missione globale. Tanti trovano amicizie e addirittura amore nel lavoro. Il lavoro ti dà un proposito, un significato per esistere. Ma ci sono anche altre preoccupazioni con il reddito di cittadinanza. Se tutti i programmi sociali venissero chiusi per dar spazio al reddito di cittadinanza, questo darebbe al governo un potere enorme. È più facile attaccare o tagliare un singolo programma. Se invece ce ne fossero tanti, anche se il governo ne tagliasse uno, ne togliesse uno, non avrebbe un effetto così grande sul paese intero.
Oppure c'è il grosso rischio che i populisti potrebbero promettere grossi cambi al reddito di cittadinanza solo per essere eletti. Poi c'è il problema che il reddito di cittadinanza non risolve tutti i problemi di ineguaglianza. Gli affitti sono un chiaro esempio. 780 euro sono tanti se vivi in campagna, ma se vivi in una città non sono granché, visto che l'affitto e il costo della vita è più alto. Questo potrebbe portare le persone povere a trasferirsi in campagna, aumentando ancora di più la differenza tra ricchi e poveri. Oltre ciò, l'idea che il lavoro non sia essenziale per sopravvivere è un'idea che tanti trovano impensabile. Quindi il reddito di cittadinanza è una bella idea? La vera risposta è che non lo sappiamo ancora. Serve condurre più ricerche, più esperimenti e più prove su cittadini. Dobbiamo capire che tipo di reddito vogliamo. Vogliamo un reddito minimo o vogliamo un reddito che ci garantisce una vita borghese? Ma soprattutto dobbiamo pensare a cosa siamo disposti per sostenerlo. Il potenziale teorico del reddito minimo è enorme. Potrebbe essere il programma sociale più sostenibile per eliminare la povertà. Potrebbe anche ridurre la disperazione e lo stress. Chissà cosa riusciremo a realizzare nel futuro se abbiamo un reddito di cittadinanza. Potrebbe essere il periodo più creativo e più di sviluppo di tutta la storia. Grazie per aver guardato questo video, ho cercato di tenerlo il più separato e politicamente neutro possibile. Ho voluto fare questo video perché non ho trovato nessun altro video che veramente spiegasse i benefici e possibili problemi del reddito di cittadinanza. Voglio solo aggiungere un'altra cosa, che se avete guardato il video attentamente probabilmente avrete pensato anche voi, che il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle non è affatto un reddito di cittadinanza, ma non è altro che un altro programma di assistenza sociale. Non essendo un vero reddito di cittadinanza, non avrà nessuno degli impatti che ho spiegato in questo video. In realtà penso che non cambierà quasi niente. Non sono un politico, non ho nessunissima intenzione di entrare in politica. Voglio solo che la gente sappia cos'è veramente un reddito di cittadinanza e prenda quello proposto dal Movimento 5 Stelle per quello che è. Per adesso il reddito minimo rimane solo un'idea remota, se non un'idea sfruttata per avere più voti. Spero vi sia piaciuto il video, normalmente faccio video in inglese, ma se siete interessati fate like e subscribe. A presto!